Questo spazio l'abbiamo recuperato da un campo molto ampio che qui abbiamo in istituto sul nostro lato destro, dove è sorta una pista di atletica leggera, un percorso dei suoni. Abbiamo creato anche una parte erbosa dove si può fare tiro con l'arco, altri tipi di sport all'aperto. Stiamo procedendo anche con una seconda tappa del progetto. Questo spazio, che per tanti anni è rimasto un po' non ben curato, l'abbiamo recuperato attraverso un progetto cofinanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha visto impegnate tante associazioni insieme con l'Istituto dei Ciechi, puntava e ha realizzato già una prima parte a creare uno spazio fruibile sia per attività sportive, sia per attività fisiche e sia per attività di pet therapy. Allora, alcune cose sono già state fatte con questo primo finanziamento, grosso modo 150.000 euro, ma l'Istituto ce li mette. Abbiamo fatto delle economie in passato, quindi ce li mettiamo noi. Certamente sarebbe molto utile che uno sponsor o più di uno sponsor ci aiutasse pure e ci desse una mano. Penso che con questi 150.000 euro la seconda parte dei lavori si può benissimo portare a compimento. Poi sa, sono cose che l'appetito viene mangiando, man mano che i lavori vanno avanti possibilmente ci verranno in testa altre idee per migliorare e ampliare lo spazio che è veramente meraviglioso.